Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Sarà un anno dedicato allo studio intenso per il fantacalcio e a come costruire al meglio le nostre rose per il campionato in corso, per quello futuro. E perché è così importante seguire la strategia CIP, ovvero la strategia di massima diversificazione. Ne abbiamo un esempio concreto con la top 11 della quarta giornata, dove di fatto si è andata a costruire una squadra, una rosa, con all'incirca il 50% di spesa per il budget. Quindi è fattibile e sostenibile, anzi è anche bello e interessante costruire squadre a risparmio per avere massima diversificazione e per cercare di essere al top di giornata, come proprio in questo caso. È un esempio concreto, è un esempio che abbiamo cercato di portare avanti in questa estate torrida, in questa estate piena di informazioni, in questa estate che ci ha fatto sbagliare, ci ha fatto fare errori, ma ci ha fatto fare anche cose giuste. Quello che è importante è capire che con una strategia di massima diversificazione è più probabile, è più interessante, anche è più semplice cercare di costruire una squadra al top. Degli esempi che ho visto in questi giorni sono stati che lo scorso anno in alcuni casi qualche formazione, qualche fantallenatore ha immobilizzato il 50% per un attaccante, ha immobilizzato il 20% per un centrocampista, ha immobilizzato tantissimi crediti per pochi giocatori, e questa cosa è uno sbaglio colossale. Vediamo effettivamente in questo caso, nella top 11 di giornata, dalla quarta giornata di Serie A, quanto sia stato speso per giocatori di medio-basso livello, ma quanto questi giocatori siano determinanti per il fantacalcio, quei famosi Jumbo Dog che abbiamo soprannominato quest'estate, per capire esattamente cosa voglio intendere e cosa voglio costruire per il fantacalcio. Partiamo proprio dalla linea mediana di centrocampo, dove di fatto abbiamo quattro nomi abbastanza insoliti: abbiamo Cristante, abbiamo Mazzitelli, abbiamo Mkhitaryan e abbiamo Radonjić. Sotto, vedete, grazie a Fantalab, c'è un simbolo del dollaro dove viene indicata una percentuale. Questa percentuale è il prezzo medio pagato in tutte le leghe italiane. Sono all'incirca 10.000 leghe italiane, forse anche di più, e quindi un campione molto rappresentativo con la relativa spesa. Quando tutti si sono buttati sui top di reparto, vedi Barella, vedi Felipe Anderson, per dire a centrocampo, o comunque top di alto livello, tanti fantallenatori hanno speso invece per giocatori di livello medio-basso, quantomeno a livello di quotazione, per cercare di trarre degli affari. In particolare partiamo da quello più pagato, cioè da Mkhitaryan, 1,6%, dove di fatto Simone Inzaghi mai si priva dell'armeno, piuttosto lascia Frattesi in panchina. Come ripaga Mkhitaryan con un 15,5 in pagella, prestazione sontuosa nel derby? Effettivamente questo prezzo, la filosofia che sta dietro alla strategia CIP è che tu paghi un giocatore un prezzo medio-basso. Bene che ti vada, ti fa sfracelli, male, mediamente che ti vada, fa il suo, male che ti vada, perdi comunque una percentuale bassa di budget. Quindi in questo caso Mkhitaryan, se fosse andato male, avevamo perso solamente l'1,6% della nostra quotazione di budget. Idem per Radonjić, che è un giocatore che è molto talentuoso, pagato mediamente l'1,2%, oggi tutti passano sul carro del vincitore, ma Radonjić è stato preso in tantissime aste a un prezzo bassissimo. Chiaramente su di lui pendono un po' le condizioni fisiche, perché molte volte è infortunato così come Mkhitaryan, ma prenderlo a questo prezzo è davvero interessante, perché se appunto si mette nella carreggiata giusta può essere veramente determinante a fantacalcio. E su Cristante e Mazzitelli, che sono giocatori perché per diversi motivi sono stati presi a prezzo bassissimo, tante volte a un credito, è la classica scommessa che si prende o appunto perché ci piace Mazzitelli o perché magari dobbiamo riempire il nostro fantacalcio, ma ovviamente non vengono schierati in campo. Però soprattutto le leghe numerose sono giocatori su cui porre grande attenzione. In porta Montipò si è dimostrato essere una sicurezza nel corso degli anni, a livello di prestazioni, a livello di malus magari un po' meno, perché il Verona prendeva tanti gol. Quest'anno il Verona sembra essersi quadrato e quindi Montipò ha preso a pochissimi crediti, uno o due crediti mediamente nelle leghe, ha fatto un'ottima prestazione. Effettivamente il prezzo è molto molto basso, però in questo caso sulla porta mi consiglio di tenere una buona porta, perché comunque a livello di diversificazione si fa un po' più fatica. Invece molto bene la difesa, dove di fatto
Martinez, Quarta e Lirola sono stati un po' delle sorprese effettivamente, comunque presi anche loro a uno o due crediti. Quello invece che mi è piaciuto è Mancini, l'ho preso in qualche fantacalcio, l'ho preso pagato sotto il 2% ovviamente perché su di lui c'era un po' di tendenza negativa, ma lui comunque ha ripagato con un'ottima prestazione e in certi casi sono stati i bonus utili per quanto riguarda la vittoria a fantacalcio. Quindi sulla difesa mi consiglio anche qua di spendere un po' di più, ma perché è giusto, perché con modificatore ci sono tanti punti modificatori a disposizione e in questo caso dico spendiamo, perché comunque mediamente i fantallenatori in difesa spendono poco, o comunque spendono poco per alcuni top, vedi Theo Hernandez, vedi Di Marco, vedi Dumfries, ma sui giocatori di medio-basso livello la spesa è un po' più bassa effettivamente. Per quanto riguarda invece l'attacco in questo caso abbiamo messo il top di reparto come Dusan Vlahovic, pagato all'incirca tra il 27 e il 30% mediamente nelle aste italiane, Dybala il 16% e Pinamonti il 2,2%. In questo caso mi concentro non tanto sui top che conosciamo tanto, ma che comunque possono essere interessanti quantomeno a livello di quotazione, soprattutto Dybala che è sempre un po' sottovalutato, pagato sotto il 20% è un buon affare, anzi lo consiglio sempre. Mi concentro in particolare su Pinamonti, ma può essere il caso di Jack Raspadori o può essere il caso di Cedira, giocatori che si pagano entro il 3% perché ci si aspetta una prestazione annuale non eccellente. In questo caso Pinamonti invece ha dimostrato di essere veramente di alto livello, una stagione, una prestazione dell'anno scorso che è stata bruttissima devo dire, e quindi per questo motivo il nostro bias psicologico è andato un po' a farsi friggere. Pensavamo che Pinamonti confermasse le brutte prestazioni dello scorso anno e invece chi l'ha preso ha fatto un buon affare, perché effettivamente l'ha preso a un prezzo molto basso, sotto il 3%, 2,2%, veramente un prezzo risibile, ma soprattutto come detto in precedenza sulla parte dei centrocampisti, se fosse andato male l'affare Pinamonti avremmo perso comunque una piccola percentuale di budget, non chiaramente una percentuale elevata, quindi in questo caso la scommessa è stata molto molto utile. Se facciamo la somma di tutte queste percentuali abbiamo una spesa complessivamente pari al 50%, quindi si può dire che effettivamente comporre un'ottima squadra può essere anche risparmioso, perché si possono fare degli ottimi investimenti. Avremmo potuto avere margine per prendere un altro top di difesa, margine per prendere un top di centrocampo, margine per prendere un top di porta, margine anche per prendere un buon quarto quinto slot d'attacco, quindi questo per dire che effettivamente questa strategia chip della massima diversificazione può essere davvero molto molto utile per il nostro fantacalcio. Io vi ricordo, ed è importante, direi fondamentale, continuare a restare connessi su Fantalab. Perché? Perché ci dà un supporto completamente integrale per quanto riguarda la stagione, non solo per la preparazione della estiva, ma anche per la stagione in corso. Quindi è importante restare connessi. C'è tutta l'area delle consigli di formazione, c'è tutta l'area dei consigli degli esperti, ci sono un sacco di statistiche a disposizione per far sì che appunto il sistema, il tool e anche l'app di Fantalab sia costantemente nei nostri pensieri settimanali e giornalieri per pianificare meglio la giornata di fantacalcio. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, a presto dal veterano, un abbraccio a tutti voi e buon fantacalcio come sempre. Ciao ragazzi!